Ok, è acceso questo? Sì. Allora, vediamo l'ultimo, uno degli ultimi concetti prima della pausa pranzo. Per quello che riguarda quindi la formazione di condensa, mi ricordo che devi sempre tradurre, aspetta. La formazione di condensa e la temperatura di rugiada, un elemento importante è il punto termico. L'ultimo concetto antes dell'almuerzo, vamos a hablar acerca del punto de rocío y de la condensación, ¿no? La condensa. Questo è un altro elemento che può provocare la condensazione, il ponte Sí, los termico. puentes. Bien, vamos a hablar entonces de los puentes térmicos, que es otro elemento que puede provocar condensación. Allora, perché c'è un ponte termico? Può esserci un ponte termico geometrico o dei materiali. Puentes térmicos se pueden provocar básicamente por problemas geométricos o por problemas de material. Il problema geometrico è questo, ad esempio. Problema geométrico, por ejemplo, L'angolo, ad esempio, ho una trasmissione del calore in due dimensioni. l'angolo tiene una trasmissione di calore in due dimensioni. Così si dice fisicamente. Así se dice fisicamente. Per la fisica. Questa è una dimensione perché ho questo tipologia di flusso. Qua ho questa dimensione e questa. Ok? Aquí tenemos una dimensión así, allá tenemos una dimensión horizontal y en la esquina están presentes las dos al mismo tiempo. Quindi si chiama flusso del calore bidimensionale. Entonces se habla de flujo de calor bidimensional. Quindi è una questione fisica, non si può non avere in questi punti. Ok? Un tema fisico che non si può ovviare in nessun punto. Anche perché questa area, il corrispondente, è un'area molto più grande. Quindi lo scambio non è più lineare, è completamente diverso. También porque, si miramos las líneas que están dentro y las líneas que están fuera, representan áreas completamente distintas. Entonces, hay un área más grande tributando a un área más pequeña, por lo tanto, el flujo ya no es lineal, sino Questo è un altro esempio di ponte geometrico. perpendicolare. Questo è un altro esempio del ponte geometrico. Ci sono dei software che servono per migliorarlo e per calcolarlo anche. Hay software que sirve para mejorarlo y para calcularlo. Però in generale negli edifici standard, diciamo, si può migliorare il ponte termico utilizzando dei materiali adatti. Esatto. En los edificios tipo se puede mejorar ese ponte térmico usando Questo ad esempio è un ponte termico puntuale. Por ejemplo, el puente Questo è un sistema di fissaggio che tiene un rivestimento di una facciata. un sistema di anclaje che sostiene una facciata. Questi invece sono ponti termici lineari perché sono continui per tutta la dimensione. Hay puentes térmicos lineales que van a lo largo de todo In genere i ponti termici puntuali spesso possono essere non considerati quando stanno al di sotto di un certo valore. puentes térmicos puntuales pueden ser obviados cuando están por debajo de un cierto valor.
che però dipende in funzione al progetto o anche in funzione al protocollo energetico che si segue. dipende del progetto o del problema che La cosa in genere, la soluzione più semplice da adottare in un edificio standard è questa. la soluzione ma tipica per un edificio standard è È quella di contenere il gap termico all'interno di un materiale idoneo. il di contenere il gap di differenza termico dentro di un materiale che sia idoneo per Come un materiale, ad esempio, isolante. Qua vedete che la stessa struttura con 8 cm di isolante si comporta completamente diverso e quindi non ho la temperatura così fredda nell'angolo. Qui vediamo come varia con 8 cm, fuori questa sarebbe la misma struttura con 8 cm por fuera de aislación cambia completamente il desempeño. Questo vale anche se fuori è 40 gradi e dentro 20, perché il ponte termico vale anche per il caldo. Vale, dal menú se fuera hace frío o se hace calor, el puente térmico funciona da curatore Altri punti che ci sono quelli dati dalla discontinuità del materiale. Uno è geometrico, uno invece è la discontinuità del materiale. Otro tipo de puente térmico está producido por la discontinuidad del material. Ad esempio, qua se io ho una struttura, qua può essere mattoni, qua può essere ormigone, oppure qua potrebbe essere telaio, qui potrebbe essere legno pieno, ok? Se ho materiali diversi, hanno una capacità di condurre il calore diversa. Esto se da en edificio, por ejemplo, donde hay hormigón y albañilería, donde hay madera sólida y aislación. Depende un poco cuando hacemos paneles que tienen una estructura mixta, vamos a encontrar este tipo de problemas. Un altro esempio, sempre dove si vedono le isoterme, queste sono le isoterme, sono le linee che danno la stessa temperatura, ok? La isoterma son estas gradientes de colores y cada color representa un mismo valore Questo ad esempio è un balcone, un poggio, balcone. di temperatura. Questo è un balcone. Ah, un balcone, ok. E qua è uno dei punti più difficili da risolvere. Ad esempio, una delle possibilità è portare le isoterme più esterne, quindi mettere l'isolante in questo punto e si vede che già qua cambia un po'. Una de las posibilidades es llevar las isotermas más hacia afuera, por ejemplo, poner aislación arriba y abajo. Estos son los casos más difíciles de resolver. Y en este caso ya vemos una solución poniendo aislación por arriba y por debajo. Vi faccio vedere anche un sistema che viene utilizzato. Vamos a mostrar un Successo. sistema che si usa. Non hai segnale. Ok. È stufo. Ah, ok. Ah, non va internet. Era connesso, H cos.
succede? Ok. Questo ad esempio sono dei prodotti solo per farvi vedere oggi quali sono le soluzioni che vengono utilizzate per tagliare il ponte termico sui solai dei balconi. Ecco, come c'è un sistema che permette di portarlo con il termico qua la nuova qua, solo per se le vedo un po' che stavo di È l'unico modo se si vuole evitare il ponte termico, perché la geometria non mi permette di fare altro. Ok, e quindi ad esempio si usano questi materiali. L'unica maniera di portare un ponte termico se no la geometria non permette fare il corte. Se usano anche un materiale. Che sono praticamente, contengono delle armature e poi del polistirene per svincolare completamente la struttura. Sì, Un nucleo di polistireno attraversato per barra di armatura che vincola l'intero il legno ci sono alcune opzioni, però la fortuna del legno è che non è così gravoso il ponte termico come nel cemento. Para madera igual existen algunas soluciones, pero la fuerte de la madera es que en cuenta y tanto la madera no es tan grave como en el suelo. Quindi, fortunatamente, avere un balcone in legno non va a creare un ponte termico così alto da precludere la performance dell'edificio. Se ce l'ho in cemento, sì. Fortunatamente, entonces, la construcción en madera, hacer un balcón no. Por supuesto que va a generar un puente técnico, pero no es tan grave como en el cemento y no es lo suficientemente grave como para afectar seriamente el desempeño del edificio, no de negocio. Dopo, alla fine della giornata, quando siamo tutti più stanchi, vi faccio vedere alcuni dettagli costruttivi che abbiamo fatto in collaborazione con Passivhaus per vedere anche come risolvere magari il problema del taglio termico. Hacia el final de la jornada, cuando estemos todos más cansados, ahí les vamos a mostrar Che adesso siamo carichi invece. lo que hicieron con el Instituto Passivhaus para cortar justamente esos puentes Ok, adesso abbiamo visto finora il discorso calore e vapore. Adesso vediamo l'aria. ora abbiamo visto il calore e il vapore, ora vamos a ver il tema di aire. L'aria è un mezzo che serve per trasportare in un edificio ossigeno, cioè l'aria è fatta di ossigeno, di tante cose che a noi servono. E l'aria trasporta anche il vapore e il calore. El aire es lo que nos nutre en el fondo de oxígeno y de tantos otros elementos que necesitamos, pero también transporta el vapor y transporta el calor, medio presente todo el edificio. Allora, gli strati di tenuta all'aria possono essere fatti con diversi materiali. Possono essere utilizzati, ad esempio, il cartongesso, le membrane, l'USB o i controlaminados, ad esempio. Los estratos para contener el aire pueden estar ejecutados en distintos materiales, por ejemplo, en
eso con membranas o utilización de USB o panel de control laminado. Un consiglio che io do sempre è leggere sempre le informazioni sui prodotti, perché ad esempio l'USB, non tutti gli USB fanno tenuta all'aria, tenuta al vento. Dipende dal produttore, dipende dalle scelte della produzione. Ok? Vi consiglio di leggere le specificazioni dei materiali perché non tutti si comportano uguali. Per esempio, dipende dell'USB, diciamo, dipende del fabbricante, se è capace o no di contenere o servire della produzione. Così anche come i controlaminados. Stessa cosa. In Europa c'è tanta la moda del eco, nature, queste cose, dove c'è poca colla. Allora è più difficile fare materiali impermeabili all'aria. Questa differenza también applica, per esempio, il controlaminato. In Europa c'è tutta la moda dello eco, naturale, per lo tanto le pone molto poco pegamento, il minimo possibile, e con eso también se dificulta la Ad esempio, quando si l'USB ci sono tantissimi produttori in tutto il mondo, ok? E quello è già molto avanti perché tutti danno una scheda tecnica e tanti sanno dire se l'USB fa la tenuta all'aria o no, ad esempio. Dice che con l'USB deve essere più facile, hai molti produttori, è già stato molto avanzado, por tanto el productor debe ser capaz de decir el grado de hermeticidad que confiere la planta de USB, cosa que acá no sucede. Ok, allora chiaramente è sempre un discorso di io lavoro in una ditta che fa materiali. Se un mercato inizia a chiedere, allora tu devi correre per avere quell'informazione. Se il mercato non chiede, non faccio l'informazione. Io lavoro in un'impresa che hace prodotti e la logica è: se il mercato mi pide informazione e non la tiene, la genera. Se il mercato non le pide informazione, va bene. Hay que pedir, hay que llorar. Invece, per quello che riguarda i pannelli in controlaminado, esistono delle certificazioni per quelli, perché? Perché sono elementi strutturali, ok? In queste certificazioni, in questi documenti, c'è la proprietà della tenuta all'aria. In cambio, nel caso del controlaminato, come sono elementi strutturali, hai specificazioni più rigorose. Si está especificado qué capacidad tiene de contenerla. In Europa c'è l'ETA, che è una certificazione della Comunità Europea. In tanti altri paesi a volte si adotta questa certificazione, la Comunità Europea, perché era la prima che è nata, ok? Perché prima di fare una certificazione bisogna avere mercato. Se il mercato è ancora piccolo, si prendono certificazioni di altri paesi. In Europa hay una certificazione che si chiama ETA. ETA. E, per esempio, in Italia a veces si lavora con ESA, a volte lavorate con l'ETA e a volte con l'ETA. No, no, l'ETA vale per tutta l'Europa. L'ETA vale per tutta l'Europa. Si lavora con ESA perché è la prima che... O fuori Europa, ad esempio, l'ETA è riconosciuto in tanti paesi. Okay. E fuori Europa también se riconosce in molti paesi. O comunque oggi è l'unico documento un po' ufficiale dove viene descritto un protocollo per certificare i pannelli in controlaminato, insomma. Ese è il protocollo più famoso. Il più famoso che esiste per certificare i pannelli strutturali. Invece,
Quindi la tenuta all'aria serve per proteggere, questo è l'involucro termico, questo qua, la tenuta all'aria è questa rossa, ok? L'emerizia è tutto un tema dell'emerizia all'aire, l'emerizia all'aire è la linea rossa che sta dentro e serve per limitare il passo di aire dentro della E questo perché altrimenti l'aria con temperature molto diverse dalla stratigrafia entra e condensa. dell'espressione. Detto perché la temperatura è molto differente dalla che si pianifica per la stratigrafia, puede meterse dentro de la cottura y por lo tanto L'esempio della birra è lo stesso. Se io ho un buco nella stratigrafia, entra aria o calda o fredda e condensa. condensare. Sì, dice che è il mismo tempo della cerveza, che se hai Ah, perché prima ho fatto un esempio se della cerveza, sì. hai un hoyo in esa membrana e l'aire va a entrare por ahí y va a condensare. Lo strato tenuto al vento ha la stessa funzione in realtà, però viene definito verso l'esterno perché evita che il vento entri verso l'interno. La capa exterior, che è l'emerizia al viento, bloccherà basicamente il viento che entra con forza e Il concetto è sempre lo stesso. Chiaramente. Perché io devo evitare questo? Perché l'inverno, se ho flussi di aria calda, vuol dire perdita di calore, ok? Quindi consumo di più. Entra aria fredda e poi ho la condensazione. Per solo effetto, in inverno vamos a tener pérdidas de aire caliente, no, aire caliente che sta dentro la casa e comunque se va a través de las estaciones, vamos a perder energía e por lo tanto va a tener un impacto económico, va a entrar aire frío desde fuera y vamos a tener condensación en las capas internas de materia, condensación intersticial. E l'estate stessa cosa, però il problema è il calore che dall'esterno va all'interno. En verano es más o menos lo mismo, solo que tenemos temperaturas más bajas en el interior y el calor va a entrar dentro de la casa y hacia la I due fenomeni che si hanno sempre, invece, se ho problemi di tenuta all'aria, è correnti, ok, e ruido. Además de eso, tenemos problemas de corrientes de aire y ruido, producto de esa imperfección en la economía de la materia. Avete ancora provato a una finestra, una ventana? La chiudete e dopo l'aprite anche solo un millimetro, ok? Pochissimo. Cosa succede acusticamente? Che senti tutto, come se fosse completamente aperta, ok? Perché? Perché il suono è un'onda e va attraverso l'aria. Sí que han probado a cerrar una ventana y luego abrirla, sea un milímetro, se van a dar cuenta del impacto acústico que genera esa separación, por pequeña que sea. El sonido es una onda que Quindi la stessa cosa in un edificio. Un edificio che ha una buona tenuta all'aria, tenuta al vento, è un edificio che già acusticamente lavora bene. pasa lo mismo l'edificación, un edificio che tiene una buena emerizia all'aire. In generale che non diamo un buon desempenho. Questi sono alcuni dati di Passivhaus e hanno testato le case passive 2 anni e 11 anni dopo la costruzione per vedere la tenuta all'aria, ok? Per vedere se resiste, se si comporta correttamente. Questo è un grafico che mostra un ensayo che hizo l'Istituto Passivhaus a
dos años de construcción y a 11 años de construcción para ver cómo seguía o continuaba el desempeño del medicinal aire. Perché Passive House vuole vedere la tenuta all'aria poi come viene legata al consumo dell'edificio. Perché quiere vedere la relazione che esiste entre l'ermeticità e il consumo. E vedete che ci sono edifici che tengono una ermeticità molto simile negli anni o edifici ad esempio che la perdono molto dopo. Questo dipende anche dalla posa. Ok, dalla cura dei particolari. Ahí se ven algunos edificios que mantienen relativamente bien su desempeño y otros edificios que la pierden, la modifican a lo largo de los años y está principalmente relacionado con el cuidado que el usuario tiene con el edificio, cómo cuida su vivienda. Questa è una. Qui è quanto perde la casa, ok? Dopo vediamo questo valore come si esprime. Qui vedete ci sono diverse città e qui fa vedere come varia, diciamo, il consumo, ok? Il carico che serve per il raffreddamento in funzione all'ermeticità che cresce, scusate, alle perdite di aria che crescono. Este gráfico muestra en el eje X la cantidad de renovaciones de aire sí. por hora y en el eje Y el gasto energético para enfriar en diferentes ciudades. Okay. Se ve la relación que existe entre la cantidad de infiltraciones que acá se acaba creciendo y el gasto energético que va creciendo. Vedete che se ho un ricambio dell'aria abbastanza basso, i consumi non vanno a aprirsi tanto. Ok? Più mi alzo con il come si chiama? Con ricambio dell'aria, più in questi paesi che sono quelli più caldi, ok? Il consumo per il raffreddamento si apre, sale, è chiaro? Questo è solamente per enfriamento, per lo tanto, qui in paesi più caldi si va a vedere che a medida che abbiamo più infiltrazioni, vamos a tener più gasto di energia. E in paesi più estremi, dove c'è più calore, ese grafico si va a disparare. Vedete già che si parte da consumi alti rispetto a paesi più freddi e si continua a alzare. Ok. Se io rimango su parte già del consumo più alto rispetto al paese più frio e il delta che si genera il differenziale è molto più significativo in questi paesi dove la condizione è più alta. Questo appunto è l'esempio di Siviglia. Okay. Questo praticamente è vabbè, sempre una tipologia di raffrescamento e fa più o meno vedere le stesse cose. Se vuoi la tecnologia di enfriamento è praticamente lo minimo risultato. Maggiore infiltrazione, maggiore consumo energetico. Palermo, tutte le città sud Italia o molto calde hanno lo stesso problema. E quando si pensa alla tenuta all'aria e tenuta al vento, ricordatevi questo disegno. Quando si pensa al tema dell'elettricità all'aria e all'edificazione di madera, ricordate questo grafico. Fuori 0 gradi. Fuori 0 gradi. Dentro 20. 120. 50% umidità. 50% di umidità. Fuori 80. Queste condizioni con un millimetro di fessura. In queste condizioni con un millimetro di apertura mi danno 360 grammi di acqua che può passare. Genera 360 grammi di acqua per dia, per giorno, no? Ogni giorno. Ok, un millimetro. E
Questi sono dati di Passive House, non sono dati nostri, insomma, sono dati di un ente esterno. Per avere 50% di ma in un... Sì? Interno? Vuol dire che è già alto, sì. Sì, qui probabilmente hai già un impianto che va. Cioè, nel clima nostro, ad esempio, queste sono delle condizioni abbastanza standard, però, chiaro, dipende dai climi. Cioè, considerano qualche ventilazione interna? Cioè, loro qui considerano questa situazione di partenza. Se dopo c'è una ventilazione o meno, fa niente. Cioè, loro dicono, interno 20 gradi, 50% umidità, questo è causato dalla pressione di vapore che hai dall'interno all'esterno. Con l'uso normale e senza ventilazione. Sì, ma anche con la ventilazione in realtà. Ci chiedo perché alcuna meria che Santo Marco muestra in condizioni di umidità bastante alta, che sa internamente, per lo tanto è más grave aún il fenomeno. Non solo tenemos condizioni di umidità interna a 20 gradi, a 70, 80, 90%. Entonces yo preguntaba si es que esas condiciones están medidas o ya suponen un cierto grado de ventilación mecánica que reduce la carga, la presión de vapor. Pero me dice que no, que están tomados como condiciones que ellos estiman como estándar para la edificación allá. Sí, porque... Sí, lo que pasa es que... Yo creo que ya considera la ventilación como un tema estándar. La ventilazione meccanica, sì? È un po' standard della nuova... Del passivo? No, ma insomma della buona edilizia. Allora, dipende dalle scelte, cioè la ventilazione meccanica, io parlo di... dipende dalle scelte e dai climi. Ci sono climi in cui la ventilazione è necessaria per mantenere delle condizioni gradevoli, e ci sono climi dove non è necessaria magari la ventilazione. È un po' un utilizzo diverso della casa. La ventilazione... mi devo fermare? Okay. La ventilazione permette di ridurre al minimo le perdite perché c'è una macchina che fa il lavoro di cambiare l'aria quando serve. Se non hai ventilazione, sei tu che devi aprire, però le perdite sono maggiori. E se non apri, le condizioni interne non sono quelle. Esatto. Se non apri, le condizioni sono diverse, cresce l'umidità, non hai comfort. Quindi, se a parità, la ventilazione mi dà una miglior comfort. Deve essere studiata. La ventilazione meccanica dipende. Tenerla significa che tenere un apparato che si fa carico di tutto, misurare il CO2 e poi l'umidità. Esatto, sì, sì. L'apparato mide solo il CO2 e la umidità, e in funzione di eso ventila o non ventila. Non è il ventilatore che uno tiene in una maniera così normale. Entonces, tiene esos sensores, en función de eso hace los intercambios y claramente baja la presión de vapor interno. Si no tienes eso, tienes que ventilar a mano. Si ventilas a mano, tienes mucha pérdida de energía. Y tampoco te asegura que las condiciones estén buenas permanentemente al interior. Y por supuesto que si no haces nada, vas a tener condiciones de humedad mucho más altas internamente y vas a tener. Diciamo che una casa con elevati standard energetici ha bisogno della ventilazione per raggiungere certi livelli di consumo molto bassi. Per poter finalmente arrivare al consumo bajo nella edificazione si necessita di una ventilazione. Adesso io... avrei alcune immagini di cantiere, però penso che dobbiamo fare la pausa. Si vedono le immagini di ora, però facciamo dopo.
C'è la pausa del pranzo. Ok, ci sono domande? Ah, cosa c'è da mangiare?